siamo arrivati, questo è il nostro tagliandino di oggi, qua abbiamo i timbri, adesso ci facciamo una colaz, poi andiamo a prenderci i nostri 2 gradi di temperatura esterna. 1, 2, grazie. Bomba, appena partiti ci ha voluto un bel caffettino, abbiamo dei ragaz della MG Gravel Group che ci fanno compagnia e loro conoscono questo percorso alla perfezione. Ok, questo anello di 145 km parte dalla Salute di Livenza, pedaleremo verso il mulino Belfiore e raggiungeremo San Vito al Tagliamento, poi scenderemo verso i mulini di Stalis, 83° chilometro Cordovado ci sarà ristoro, faremo benzina e punteremo verso il centro storico di Porto Gruaro. Qui vedremo i mulini di Sant'Andrea e andremo giù verso la spiaggia di Caure, dove troveremo la chiesa della Madonna dell'Angelo. 20 km dopo saremo all'arrivo. Quindi grave dei mulini, partiti 145 km, primo sterrato, svolta a destra, siamo dentro, c'è polvere, si vede che non sta piovendo ormai da mesi qua. Veramente sembra quasi un fondo estivo. Poi ragazzi, scalmanati, perché ho il Garmin che mi segna 29 di media. Siamo già a una ventina di chilometri, quindi si vola con i ragazzi qua. Per ora questa gravel dei mulini è molto scorrevole. Qui siamo a Sindacale. Non so se questo è uno dei primi mulini che vediamo oggi. Primo mulino. Siamo ripartiti. La bomba si naviga bene. Occhio! Siamo a chilometro 53. Così in gruppo si va veramente da Dio. Boschetto super divertente, la bici veramente si sta gustando questo giro. Adesso risaltiamo in strada, abbiamo fatto questo pezzo molto divertente. Bene, 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 si sta scorrendo. E là, San Vito al Tagliamento, passiamo per il centro storico. Yeah, guarda che bellezza, che bello. Questa torre. Eh sì, davvero bella. Spettacolo. Ora abbiamo iniziato ad alternare questi borghetti con le strade bianche. Finché il bro fa foto, io mi passo questo arco qua, vediamo. Wow! Facendo dei passaggi molto molto fighi. Poi abbiamo le bici che sono impolverate, sono bianche,
la catena e la trasmissione che urlano, le sento belle secche, ormai tutto l'olio che abbiamo messo questa mattina è evaporato, si è prosciugato e è bello così, è giusto così, questa è la gravel. Siamo 83 km, siamo arrivati al ristoro. Basta fare il timbro allora. Grazie. Una e grazie e signora. Perfetto. Grazie mille. Buona giornata. Adesso ci mangiamo la zuppa. Allora ragazzi, andare in bici con gli AMG, che da oggi sono gli AMG, è molto bello perché, allora si mangia bene e si pedala forte, cioè, poi abbiamo una zuppa di cereali, Coca-Cola, il sacchetto con la merenda, cioè, non pensavo fantastico. Così tanto, ma sarà questa è la zona dove stiamo mangiando tutto al sole. E buon appetito ragazzi. Comunque aggiornamento sul percorso, siamo 86 km. Adesso qui ci rilassiamo un po'. Taste test. 60. Che buona. Mamma mia che buona. Beh, complimenti agli organizzatori perché ci siamo pappati la zuppetta, Coca-Cola, una crostatina, una banana dietro, acqua. Sembra di essere come nuovi, pronti a fare gli ultimi 50 km circa, poco più. Dove vado? Big up ai borghetti qua ragazzi. Qui siamo a Porto Gruaro. Siamo sul quarto mulino, eccolo qua. Eccoci arrivati, siamo alla chiesa della Madonna dell'Angelo, eccola qua. Si chiama chiesa Madonna dell'Angelo perché Eros ci racconta che, come tradizione vuole, dice, sono dei pescatori che l'hanno pescata con delle reti, hanno pescato una Madonna e eccoci qua. Andiamo a esplorare, eccoli qua, i casoni. Adesso manca una ventina di chilometri verso nord, ritorniamo alla salute di Livenza. Segna 147 km, quindi dovremmo essere praticamente arrivati. E allora questo giro ragazzi? Bellissimo! Bravissimi, stupendo. Ragazzi, veramente. Giornata spettacolare, traccia sempre ben definita da Matteo, passata e ripassata. Sì. Ecco qui, questa è la zona dell'arrivo, con tutti i parcheggi,
molto molto bene. Adesso però raga vi mostro la mente che ha ideato questo percorso, eccolo qui Matteo, e ho fatto i complimenti, abbiamo fatto i complimenti perché è stato un giro veramente bello, sì, ci è piaciuto molto, soprattutto perché c'era sterrato e c'erano anche le giuste zone in cui si poteva un attimo tirare il fiato, ma veramente tanto sterrato, le bici lo confermano, abbiamo tirato su molta polvere, comunque bel giro veramente. Complimenti. Grazie a voi. Madrizzana va bene? C'è un'organizzazione pazzesca. Spettacolo. Una considerazione a caldo dopo che ci siamo cambiati, veramente una giornata spettacolare. Siamo qua con Eddie e Matteo che ci raccontano un po' dietro le quinte di questi eventi. È veramente interessante perché prima li vivi sulla bicicletta, poi parli con le persone che è da settimane, mesi, anzi anni, dico io, che sono qua con la testa a organizzare queste cose. E ce ne fossero di più, perché noi abbiamo preso la macchina, siamo venuti qua e ci siamo fatti una giornata veramente da incorniciare. Sport, abbiamo conosciuto persone, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato perché abbiamo fatto 145 km, ma abbiamo introdotto una quantità di carburante, calorie degna di questi 145 km, quindi da parte nostra non vediamo già l'ora di venire qua l'anno prossimo. Ragazzi, continuare così, continuare così. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.